adesso gli inni di Italia-Olanda con Francesco Repice e Daniele Fortuna. Abbiamo appena ascoltato l'inno nazionale olandese, adesso qui a Bergamo, nel Joy Stadio di Bergamo, l'inno di Mameli. Assistito, gentili ascoltatori, ascoltato il religioso silenzio, l'inno nazionale, l'inno di Mameli, in questa città, nella città di Bergamo, nello stadio di Bergamo, adornato da un enorme tricolore, alla nostra sinistra una bandiera bianco, rossa e verde. Ci sono, Daniele Fortuna, tanti sindaci stasera, ci sono tante persone che hanno lottato contro il male e che stanno ancora lottando contro la pandemia. Eh sì, buonasera, buonasera anche da parte mia. Nella tribuna opposta a quella da cui vi stiamo parlando ci sono, con la fascia tricolore, soprattutto nel settore centrale, nello spicchio centrale, i sindaci dei comuni della provincia, dei paesi della provincia di Bergamo, 243, la provincia colpita, provata dalla pandemia, che adesso cerca di uscire da questo momento che si è rifatto difficile un po' per tutto il paese. Insomma, sono lì, ci sono tra i mille invitati. Poi oggi anche ci dovrebbe essere in tribuna il sindaco di Bergamo Gori, che stamattina era al cimitero monumentale dove sono arrivate le delegazioni di Italia e Olanda per un ricordo, per un omaggio alle vittime della pandemia. E poi sempre in tribuna dovrebbe anche esserci il presidente dell'Atalanta Percassi, che era stamattina presente al cimitero monumentale, e poi anche l'allenatore dell'Atalanta Giampiero Gasperini. Ci perdonerete, gentili ascoltatori, questo inizio inusuale rispetto alla presentazione di una partita che sta per iniziare, quella tra Italia ed Olanda, valida come quarta giornata della Nations League. L'Italia è al comando del girone con quota 4, una sola lunghezza di distanza proprio da Olanda e Polonia. Polonia che abbiamo incontrato pochi giorni fa a Danzica, Olanda in maglia arancione, azzurri, con la consueta nostra maglia tradizionale con i suoi colori. Frank de Jong finge il lancio sull'estremo settore di destra, poi invece va in verticale da Depay, intercetta ora Federico Chiesa, il pallone lo lancia per Barella, azzurri che potrebbero andare a correre proprio su quell'out, la frenata improvvisa di Chiesa, la triangolazione con Barella, il lancio in profondità, Pellegrini, è solo Pellegrini, Pellegrini, e siamo avanti noi esattamente al minuto 16 nel corso del primo tempo. Cambia il parziale al Javis Stadium di Bergamo, ha segnato l'Italia, ha segnato Lorenzo Pellegrini, grande azione griffata, Chiesa con Barella nel cuore della mediana avversaria e traverso di mezzo, l'incursione perfetta di Lorenzo Pellegrini che ha atteso l'uscita del portiere, lo ha fulminato con un interno sinistro verso il primo palo. Italia 1, Olanda 0. Chiellini, ancora Verratti che lo può portare in avanti, si ferma improvvisamente, evita l'intervento di un avversario, gran palla per Barella in area, sinistro, la parata del portiere olandese, ma grande azione ancora una volta di Marco Verratti e grande
grande invenzione per Barella, conclusione di Ciro Immobile. Io ho detto Barella, chiedo scusa agli ascoltatori, ho sbagliato. Conclusione di Ciro Immobile, che si era ingobbito alla Barella per andare a cercare quel pallone geniale di Verratti in area di rigore da sinistra, provato con l'interno del piede destro verso il secondo palo. De Jong in orizzontale, De Vrij finta il tiro, mette palla sulla sinistra, sposta ancora per il centrocampista del Barcellona che trova Blind in area, retropassaggio, ancora un cross, Depay si gira, la sua conclusione e poi la rete di Donny van de Beek, il pareggio dell'Olanda esattamente al 25esimo minuto. Era stata fortunata la nostra nazionale perché sulla cross, sulla giocata suntuosa dobbiamo dire, è di De Jong che è andato a pareggiare di fatto quell'assist, è di Verratti per il compagno di squadra Immobile, lancio invece nel cuore dell'area di rigore per Blind, il cross di quest'ultimo, la conclusione di Depay che è stata ribattuta involontariamente da van de Beek, che poi però ha avuto la fortuna di vedersi il pallone addormentare praticamente al limite dell'area piccola, lo ha girato con grande violenza sotto la traversa, nulla da fare per Gigio Donnarumma, 25esimo, 1-1. Certo, la giocata di De Jong non proprio un assist, no? Dal punto di vista tecnico non manda in rete il compagno, è come se lo facesse però, sì. Perché comunque vede quel corridoio lì sulla sinistra per Blind, poi il passaggio in mezzo, la girata di Depay, arriva la ribattuta vincente di van de Beek. Ecco, noi parliamo della questione del centravanti che ci attanaglia, che ci appassiona da tanto tempo. L'Olanda fino a questa partita aveva il problema del gol, appena una rete segnata nelle ultime quattro sfide tra Nations League e poi l'amichevole persa in casa con il Messico. L'Olanda che attacca, Blind lato corto dell'area, parte il cross, attenzione Luke, è solo De Jong e sbaglia clamorosamente un gol fatto, e questa era una grande opportunità per l'Olanda per passare in vantaggio. Ci sono il problema del centravanti per una nazionale che ha avuto Van Basten, gli applausi di Kevin Strootman a Luke De Jong, che lì deve fare gol perché siamo all'altezza dell'area piccola, non può sbagliare un gol simile, aveva già alzato le braccia. Pellegrini gira, un pallone meraviglioso per Spinazzola sull'asse di sinistra, entra in area di rigore Spinazzola, la palla su destro, la conclusione sul primo palo con i piedi da portiere di hockey, Silesen riesce a rinviare. E azione di stampo romanista che continua sempre con Pellegrini, poi il tocco verso il settore di destra, prova la conclusione pericolosa D'Ambrosio e questa volta il nerazzurro a chiamare Silesen all'intervento in angolo. Due palle gol per la nostra nazionale, la prima sull'asse giallorosso, chiamiamolo così, Pellegrini Spinazzola, la seconda con la conclusione dell'interista D'Ambrosio, entrambi i tiri hanno chiamato severamente in causa il portiere Silesen, che però se l'è cavata benissimo. Verratti che si ferma in surplus contro due avversari, capisce che D'Ambrosio è andato in fuorigioco e poi porge centralmente bene per Federico Chiesa, si deve muovere quest'ultimo all'altezza dei 25 metri, una serie di finte prestato da Wijnaldum, triangolazione con Pellegrini, ancora Chiesa al fondo, il cross in mezzo, il colpo di testa ad incrociare con pallone che finisce di poco oltre l'incrocio dei pali di Leonardo Bonucci. Grande azione dell'Italia però. Lancio su ancora per Spinazzola, settore di sinistra preciso, il cross in mezzo con l'intervento di Silesen e Chiesa anticipato all'ultimo momento dall'estremo difensore olandese, ma grande giocatore proprio di Spinazzola. Olanda in attacco. Attenzione però, c'è Depay in area, Depay destro e la grandissima deviazione di Donnarumma che mette sul fondo da sinistra. Depay ha cercato e trovato lo specchio della porta con un tiro improvviso, forse anche di punta, la palla che è stata deviata proprio da Donnarumma in calcio d'angolo. Grande azione dobbiamo dire di Depay, che è stato bravissimo, sì, con la punta, proprio con la punta anticipato la giocata. Poi lottano gli azzurri, recuperano il pallone ancora con Pellegrini, il quale prova a lanciare sulla sinistra Immobile, retropassaggio sbagliato, Immobile solo, Immobile sbaglia clamorosamente scaricando su Stiles, è la più facile delle opportunità e questa volta Roberto Mancini si arrabbia tanto, ma le opportunità da rete vanno sfruttate. Però parte il cross in mezzo, pallone sfiorato di testa forse da Bonucci che non riesce a inquadrare lo specchio della porta, altra palla gol per l'Italia, tocco da parte di Veltman, l'anticipo secco di Chiellini e su Donny van de Beek e poi Ciro Immobile che sbaglia ancora. E purtroppo una prova fino a questo momento molto opaca
da parte del nostro centravanti, che non è riuscito anche in una giocata piuttosto semplice. Noi ci auguriamo che possa sbloccarsi da un momento all'altro, perché non può essere che questo ragazzo con nervosismo, io vedo anche un po' di stanchezza adesso in Ciro Immobile in questi ultimi minuti, anche demoralizzato. Si è sbagliato quell'occasione, doveva segnare in quella circostanza lì all'inizio del secondo tempo, solo davanti al portiere l'uscita, sì, è stata con i tempi giusti quella di Sidessen, il portiere dell'Olanda, però lui doveva scavalcarli in qualche modo, uno contro uno. Ripeto, è sinceramente inspiegabile come questo ragazzo che segna valanghe di reti con la sua squadra di club, poi arrivi in nazionale e quasi subisca psicologicamente anche il peso della maglia azzurra. Noi gli auguriamo, e fondamentalmente ci auguriamo, augurandolo a lui, che le cose possano cambiare da un momento all'altro e che lui torni a sognare anche in azzurro, gol in gran numero. Va Spinazzola a toccare con la punta del piede per Locatelli, Immobile che si fa vedere, la gira bene per Ken, rimane largo Florenzi accanto a sé, Barella avanza, Barella palla al piede, Florenzi sul settore di destra, il traversone che parte, va Ciro Immobile, leggermente troppo distante dal pallone, leggermente troppo veloce il cross di Florenzi, altra opportunità per gli azzurri. Florenzi, poi Barella, poi centralmente, ecco Giorgio Chiellini portare il pallone dalla parte opposta, è buono il lancio, lo addomestica Florenzi, alza lo sguardo, va al cross in mezzo, ancora una volta anticipato all'ultimo momento verso il secondo palo Ciro Immobile. È certo che Florenzi ha dato bel brio su quella fascia, eh? E 3 minuti di recupero che scadono adesso, quindi la partita che può considerarsi finita, anche se l'arbitro sta concedendo quest'ultimo attacco all'Olanda, pallone che gravita all'altezza della nostra tre quarti campo. Vediamo cosa decide il direttore di gara, che si continua a giocare, forse vuol far finire la partita adesso, lo fa effettivamente, manda le squadre negli spogliatoi. Pareggio 1-1 tra Italia e Olanda, un pareggio che lasciamo commentare adesso a Daniele Fortuna. La delusione di El Shaarawy, che era lì davanti alla panchina, che butta un pallone in campo, lo stesso fa anche Stefano Sensi. Allora, elementi preoccupanti in questa partita della nazionale, intanto l'involuzione del centrocampo per la seconda sfida di seguito con Jorginho e Verratti, davvero sottotono dobbiamo dire. Chiesa anche non ha brillato, è stato sostituito, però l'Italia era passata in vantaggio con Pellegrini, ha fatto bene di nuovo a puntare su di lui Roberto Mancini, ma ha subito la maggior qualità del centrocampo dell'Olanda, soprattutto De Jong e Van de Beek, proprio del giocatore del Manchester United, il gol del pareggio al 25esimo del primo tempo, gli errori sempre nel primo tempo di Luke De Jong davanti alla porta, sbagliato un gol facile, il colpo di testa sul fondo nel secondo tempo, dopo un avvio aggressivo e brillante dell'Olanda con altre occasioni sbagliate, una gran parata di Donnarumma, è uscita l'Italia. Questo è l'elemento confortante. Invece il cambio dello stile di gioco, dell'assetto da parte di Roberto Mancini, con Ciro Immobile e Ken a giocare lì davanti insieme, vicini Immobile, però anche lui ha sbagliato l'esame, perché ha avuto la possibilità di portare in vantaggio l'Italia all'inizio del secondo tempo solo davanti al portiere dell'Olanda, ha sbagliato tutto, ha tirato proprio su Silesen, alla fine un pareggio giusto dobbiamo dire, è tutto rimandato alle ultime due partite di Nations League, quando l'Italia affronterà prima la Polonia, potrebbe essere uno spareggio per il primo posto e poi andrà a finire il gruppo in Bosnia. Attenzione però a quest'Olanda, soprattutto se, come dicevi tu, troverà concretezza in attacco. E allora le squadre ritornano agli spogliatoi, è finito 1-1 tra Italia e Olanda, vi ha detto praticamente tutto Daniele Fortuna, a me non resta che ringraziare Paolo Ranaldi per la preziosa collaborazione tecnica, proprio Daniele Fortuna e i suoi opportuni interventi accanto a me, impostazione cronaca Francesco Repice, nel ricordarvi che Italia e Olanda hanno pareggiato per 1-1 grazie alle reti nel primo tempo al 16esimo di Lorenzo Pellegrini, al 25esimo di Donny van de Beek. Augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.